Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sulla Grania Sky 2. Partiamo con un nuovo episodio, vediamo subito che cosa ho fatto off camera. Allora, ho fatto un po' di. Mi sono messo lì a farmare un po' di cobblestone. Abbiamo visto l'altra volta come si fa la cobblestone infinita. Ora non ho ancora non possiamo ancora fare il sistema per estrarla in automatico perché ci mancano i materiali. Magari oggi ci arriviamo a farla, non lo so, ma mi sono messo lì a minare e l'ho fatta. Ho fatto un sacco di slab, come vi ho detto in precedenza, in teoria non ho ancora verificato, con le slab non dovrebbero spawnare mob. Verificheremo se è vero o meno e se non è vero metteremo un po' di torce. Ho fatto un po' di legno, ho fatto un po' di casse e ho fatto quel lavoro di prendi la cobblestone, fai la pila, la spacchi con lo stone hammer e poi ho fatto anche un iron hammer perché mi ero rotto le palle di fare stone hammer e ho trovato un po' di materiali. Come funzionano questi materiali? Allora, vi faccio vedere intanto, non so, prendiamo il ferro. Se lo mettiamo in 4 punti ti dà l'iron ore gravel. Questo macerato ci darà il doppio della polvere, quindi 12. Se invece lo fondiamo, lo cuociamo così, ci dà un lingotto per ogni coso, come al solito, come in tutte le mod. Così per tutti i materiali. Poi, cosa ho trovato? Ho trovato un po' di roba, un po' di colo, un po' di diamanti, un emerald. Non esageriamo con gli emerald, un po' di redstone, sempre poca per quello che ci serve, yellorium finalmente, certus quartz e cazzate varie, skinstone per fare l'applied e basta, queste sono vuote. E boh, sta arrivando la sera, vediamo subito se poi spawnano i mob, ci serve un po' di cibo che ho anche questo qua farmato perché ogni volta che passa di qua gli tiro una bottarella. E tiro su un po' di cibo perché su questa modpack consumiamo veramente veramente tanta fatica. Vedete, guarda, basta fare due salti. Vedete in basso dove ci sono i cosciotti? Guardate, faccio due salti già. Ecco, vedete? Mi ha già consumato mezzo cosciotto. Comunque sia, cosa facciamo oggi? Completiamo un po' di queste. Nulla di particolare. Vediamo un po' se con i materiali riusciamo a fare l'estrattore di cobblestone. Così ci portiamo un po' avanti. Allora prendiamo il quest book e partiamo. Allora, un po' di quest. Open. Eravamo che dovevamo fare il ferro. Allora, crushed iron ore che ci abbiamo, quindi lo andiamo a prendere. Crushed alluminio, crushed iron ore. Vediamo se ci dà la quest completata. Quest completata. Poi l'ore dust. Quindi dobbiamo fare come vi ho fatto vedere prima. Quindi si mettono insieme e bam, ci dà l'ore dust. Anche questa qua funziona esattamente come le altre. Iron ore dust. Ce l'ho. Perché non me la completi? Ehi. Allora, e qua iron ore. Ah no, questa è la sand. Ah, che pila, devo fare con la dust. Quindi stessa cosa con tutte e due. Quindi si prende, si mette qua dentro e si unisce. E questa è completata. Ci dà iron ore dust. Perfetto, perfetto, ragazzi. Allora. End grinder. Ah, ecco, eccolo qua. Questo qua è il polverizzatore a mano ed è l'applied. Si fa col quarzo che noi non abbiamo. Perché mi sa che si può fare anche con il quarzo, questo qua. Allora, facciamo così, mettiamo giù intanto queste. Ok. Questo via, questo via, questo via. Vediamo di. Con questo qua praticamente lo tritiamo e abbiamo il doppio dei materiali. Amberjack Mill, Workshop Table. Ah, questa qua è pallosissima, che non serve a niente.
qua c'è l'endstone, auto mining non ci interessa, water from air. Ah, l'aqueous accumulator. Vabbè, sdoppiamo i materiali intanto. Quartz, greenstone. Così siamo a posto. Allora, vediamo come si fa. Andiamo. Io prenderei però. Anzi, prendo della legna e faccio. Ce n'è ancora di legna, sì. E faccio una nuova crafting table, che la metto fuori. Ok, così non devo continuare a fare avanti e indietro per quanto riguarda gli ore. Così, perfetto, va che roba. Dicevo, come si fa il quartz? Quartz dell'applied. Vabbè, facciamo greenstone. Grind. Eccolo qua. Stone, 5 di stone. Ok, si può fare con quello. Quindi prendiamo la cobblestone 1, 2, 3, 4, 5. Prendiamo del coal, che non mi ricordo se nella fornace ne ho ancora. E lo buttiamo. Sì, ce n'ho ancora. Qua avevo messo il ferro a cuocere. Cuociamo questi 5. Poi mi serve allora. Bacchettine queste qua per fare l'ingranaggio. L'ingranaggio si fa, non mi ricordo più. Ok, con 4 così. Facciamo un ingranaggio e devo fare anche però la leva che si faceva. No. Applied. Questa qua mi serve. Ah, ok, perfetto. Quindi via questo. E così. Ok, abbiamo fatto tutte e due. Tanto la stone ha quasi finito. Se riusciamo con i materiali a fare quella cosa lì, ragazzi, della cobblestone, è una gran figata. Intanto qua mob non ne stanno spawnando. Quindi io ho proprio l'impressione che funzioni il sistema, che dicevo, delle slab. Bella roba, quindi faremo tutto con le slab, anche poi in fondo volevo fare di là tutta la farm di alberi, di piante, cazzate varie. Allora, abbiamo detto il greenstone si fa greenstone così, e ovviamente ci serve questo, quindi Certus Quartz. Ce ne servirà veramente tanto un certo squarzo, ma poi dopo, quando automatizzeremo tutto, verrà fuori. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Questo va qua e poi. Ah, si va uno anche sotto. Ok, fatto, perfetto. Allora, questa, completiamola. Spettacolo, reward bag. Ho le bag piene? Strano, non ce le ho mai più. No, non è piena. Ah sì, è piena perché siamo negli spazi vuoti. Mettiamo giù questi, dai. Tanto adesso non mi servono. Ok. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Questo è micelium. Adesso no, il micelium si fa con l'ancient spore, che lo buttate. Che pirla! Che pirla, che pirla. L'aquos accumulator. L'aquos accumulator non lo facciamo adesso. Adesso andiamo a vedere. Intanto gli piazziamo qua questo. Gli mettiamo dentro questo qua. Buttiamo dentro. In teoria, se gli buttiamo dentro questa. No, questa non si può fare. Gli butto dentro questa. Ne da due. No, ma cazzo era? Scusate, da questa. Ok, ho capito. Si può solo smeltare? Cioè, quindi se lo polverizzo così me ne dà uno solo. E che diamine l'ho fatta fare allora? Ma porca. Ma va, va in culo, va.
Allora, facciamo così. Vediamo se abbiamo i materiali per fare l'upgrade. Quindi vediamo. Upgrade. Ce li ho e ce li ho. Ok, lo posso fare, perfetto, lo possiamo fare, ragazzi. Allora, prendiamo del ferro, lo andiamo a cuocere. Adesso vi spiego perché sto facendo questa cosa. Perché voglio farvi la cobblestone infinita e dalla cobblestone infinita vi faccio vedere il sistema per fare la lava infinita. Ok? Quindi avremo poi dopo lava infinita, lava generator, energia infinita. È tutto un mix. Vi faccio vedere come si fa. Volendo, potrei fare anche un tubo. Allora, intanto mi serve, la devo fare, dovrò fare la dust. Vabbè, no, adesso non, adesso no, dai. E faremo tutto col sistema. Beh, qua non è ancora maturo. Con questo sistema qua, in pratica. Vi faccio vedere. Appena facciamo quello. Sto cercando di registrare un video dietro l'altro. Perché poi dopo non ci sono tutto il weekend e li carico tutti e li pubblico man mano che anche se sono via riesco a pubblicare lo stesso. Ok, 9, 10 dovrebbero essere abbastanza. Tanto quello del resto lo lasciamo cuocere. Allora, abbiamo detto che dobbiamo fare un piccone di ferro. E non ho bacchette. Ok, allora un piccone di ferro lo mettiamo così. I lapislazzuli che ce li ho, mettiamo 1, 2, 3 e 4. E poi ferro 1, 2, 3 e 4. Pam, fatto. Perfetto, Kaiser. Perfetto. Che cavolo è successo? Pazzito. Oh. Ma stiamo scherzando. Allora, come vi dicevo, se io metto questo così e questo così, guardate, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e comincia a pompare. Lui fa tutto lui. Vedete? Questo significa, ragazzi, avere cobblestone infinita. Noi non dovremo più produrre cobblestone. Ce l'avremo qua infinita. Ok? Adesso vi faccio vedere come si costruisce il sistema per fare la lava infinita. Anzi, lo produco proprio poi al massimo, divido il video in due se diventa troppo lungo, perché voglio fare proprio tutto, voglio farvi vedere come si fa a fare tutto il sistema. Purtroppo lo potremmo fare solo, intanto io qua ci butto dentro l'altra cobblestone, lo potremmo fare solo quando avremo abbastanza materiali per fare questo, praticamente il crucible, quindi dobbiamo fare anche i tubi e cazzate varie, ma non è un problema. Intanto io sto caricando qua di lava. Di cobblestone, così mi fa la lava. Allora, mi servono le slab. Quindi facciamo slab. Ce ne avevo ancora da qualche parte, però non le vedo adesso. Quindi fa niente. Vediamo se mi ricordo come si faceva. Allora, lo facciamo esattamente qua di fianco. Oh, innanzitutto, qua chiudiamo. Sempre tutto con le slab, così. Ok. Ok, allora era. Qui vuoto, qui ci va la lava. Allora, se io metto questo così, no? 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Qua chiudo. Qua chiudo tutto. Ok. Ok.
Io gli metto la lava qua. Questi però li togliamo perché mi stanno sulle balle. Voglio mettergli. Gli metto sempre le slab. Questi picconi sono praticamente indistruttibili, ragazzi. Ok, slab. Fare in fretta. Slab e slab. Perfetto, e togliamo anche questo. Facciamo slab e slab. Ok, qui chiudiamo. Perfetto, 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 perfetto. Allora, in teoria la slab fa cubo. Quindi noi fino a qua dovremmo essere tranquilli, quindi se io gli metto la lava qua non dovrebbe esserci bisogno di mettere doppia slab. Quindi se io adesso vado, facciamo un secchio di ferro, tanto ormai ferro ce l'abbiamo, quindi facciamo un bel secchio di ferro, 2 e 3. Ok, questi li mettiamo giù, mangiamo. Se io prendo la lava da qua, in teoria adesso mettendola così dovrebbe restare. Quindi se io gli faccio 1, 2, 3, ah, non arrivo, minchia, devo riempire di cobblestone. Allora, cobblestone a manetta. Altro secchio pronto. Ok, questa così, ne manca un'altra qua. E poi gli mettiamo i crucible qua sopra. Ok, dietro chiudiamo. Mi piace di più. Guardate come sale, siamo già a 14 stack, ragazzi. Poi faremo gli upgrade, qua la facciamo andare a manetta. Gli mettiamo il crucible qua sopra, praticamente col tubo che esce lo facciamo passare, lo facciamo passare sopra. Ok, sì, giusto, sopra il crucible. Gli butta dentro la stone, la lava, il crucible fonde la stone, la fa diventare lava, la lava la facciamo uscire da davanti e la facciamo entrare nel lava generator. Energia infinita, gratuita. Gratuita significa che noi non stiamo consumando nulla, abbiamo lava infinita, cobblestone infinita, energia infinita. Uno spettacolo, ok? Poi se abbiamo i materiali possiamo anche come si chiama, aumentare la potenza dei lava generator, ma non adesso, adesso non ci interessa. Pensiamo a fare i tubi però. Passiamo, vedete, ogni tanto si passa di qua, si prende del cibo. Ah, qua ho chiuso perché ho rischiato di cadere giù un paio di volte e basta. Guardate le stack come salgono, uno spettacolo sto sistema qua. E ce n'è uno solo, eh. Volendo gli si può mettere gli altri upgrade, tipo lo speed, vedete? Questo aumenta lo speed, questo qua. Questo aumenta la fortuna, poi lo useremo. Ok. E questo aumenta il picconaggio, quindi possiamo tranquillamente, volendo, fargli gli upgrade. Non glieli facciamo adesso perché non ci servono. Vedete che è già velocissimo, quindi non serve assolutamente a nulla. Guardate come farma. Vediamo se la lava è pronta. No, mizzega. Allora, sai cosa facciamo nel frattempo? Spacchiamo e arriviamo a fare la dust, perché noi ci serve la clay per fare crucible. No, fammi vedere un attimo che non mi ricordo più. Per fare crucible, questo qua,
Refined si fa la porcellana che si fa col bombile e la clay, quindi ci serve clay. Quanta clay abbiamo? Un po' ne avevo di clay però, una. Beh, uno qua già posso farlo. Ah, qui avevo buttato dentro un'altra roba. Allora, facciamo così. Buttiamogli dentro un po' di pane. Questi. No, questa qua mi serve. Via questa roba. Ferro mi serve. Questo qua ci facciamo il bombil, va bene. Questo non mi serve più. E allora, porcellana già ce l'abbiamo. Prendiamo questa. E clay, pensavo di averne di più. E invece no. Allora, cosa facciamo? Tanto questi li prendiamo e li mettiamo a posto. Facciamo la dust, quindi si prende questi via, facciamo così, questi via, questo via. Ah no, ce l'ho già la dust, è vero, che pirla, l'avevo tenuta apposta. Ok, qua non si riempie, mi serve un tubo per i liquidi però. Oppure posso fare così. Sì, dai, faccio così. Molto più veloce. Poi facciamo, quando avremo l'acqua accumulator che faremo prossimamente. Io prima voglio avere energia, almeno un briciolo di energia iniziale. Ok, direi che questa clay dovrebbe bastare. Se adesso io la piazzo giù e la spacco, dovrebbe darmene un bel po'. Almeno per fare i primi. Magari se uso la cosa apposta. Perfetto, se adesso io gli metto questo. Così, col bon meal mi dà la porcellana. La porcellana messa così mi dà i cosi che non bastano perché sono 4, 5, me ne serve un'altra. Ancora clay mi serve, va bene. Perché quello lì lo uso. E allora, questo così. Quindi ancora un pezzo devo metterne, dov'è? Dust. Ok. Porcellana. Facciamo così, questo giù, questo giù. 5, li mettiamo a cuocere tutti e 5. Questo produce, non c'è scritto, vabbè, fa niente, tanto cuoce abbastanza velocemente. Ha fatta? Sì. Ok, adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Ma che pirla, l'ho sprecata? Ma va, dai Davide, Kaiser. Vabbè, facciamo così. Che barba, che noia. Vedete che non spawnano più mob. Che figata. Allora, io devo però portare fuori. Quindi, mettigli questo qua. Per il momento lo facciamo con questi qua. Questo qua. Questo qua. Questo qua. Uscire fuori e poi li mettiamo sopra, almeno questi qua. Dai, dimmi che ha finito. Sei lento, sei lento.
mettiamo. Ok, questi sono pronti. Ne mettiamo tre per il momento. Speed per due. Qua non ci piace così. Prendiamo e gli mettiamo una slab davanti ed è chiuso. Ok? Anche qua volendo, tac, lo chiudiamo in questo modo, tranquillamente. Ok, questi così, guardate, eh? Uno, due e tre. Guardate che si riempiono, guardate che roba. Tutto automatizzato. Si riempie, fonde, si riempie e fonde. Stessa cosa faremo di qua. Questa sta già andando per due anche se... Allora siamo a posto. Vabbè, tanto ci servono per l'altro. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Ok, 1000, perfetto, fatta. Lo mettiamo di qua, 1. Vediamo di spaccare questo e non bruciarlo, perfetto. Questa lo prendiamo. Due. Prendiamo queste. Una. Due e tre. Le slab. E perfetto. Così, signori, con i tubi, glieli facciamo passare, se ne faccio ancora di questi qua, glieli faccio passare sopra, si riempirà anche questo qua. Ok? Per due, questo per due, per due, per due, per due, per due, perfetto. Perfetto, perfetto. Intanto qua continua a caricare. Che cosa faremo qua? Qua spacco perché il lava generator glielo metteremo dentro qua con poi i cavi che escono. Ok? Allora, cosa dobbiamo fare adesso? I tubi della transfer pipe. Non mi sembra che si facevano in modo tanto difficile. Non ricordo. Allora, aspettate, vediamo. Transfer pipe. Questi qua. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, vetro, 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 ne abbiamo ancora di vetro. Dai, da qualche parte dimmi che c'ho vetro. Dai, che non c'ho voglia di fare la sabbia. Mi viene da piangere. Devo fare la sabbia. Va bene. Allora, facciamo le slab. No, facciamo la stone. Facciamo la stone. Quei tubi lì ci serviranno veramente tanti, quindi facciamo la stone. Poi facciamo che prendiamo della stone da qua. Andiamo a prendere il martello di ferro. E facciamo il solito sistema, due palle. Ci ho passato tutto ieri pomeriggio a fare sta cosa. Facciamo un po' così, cuociamo la sabbia, facciamo un po' di quei cavi lì perché veramente ce ne serviranno tanti. Sì, comunque penso che registrerò due video, farò due video di questa puntata perché adesso voglio fare tutto, voglio fare sia questo, facciamo i cavi, poi facciamo i cavi, quelli fluid conduit, della... o faccio quelli dell'Ender IO, vediamo cosa mi serve per farli. Se riesco a fare quelli dell'Ender IO sarebbe una gran bella cosa, che mi piacciono molto di più. E poi estraggono da soli, non serve fare, non bisogna fare il servo, è molto più comodo secondo me. Allora, la grave l'ho fatta e adesso facciamo... Guardate
guardate come si consumano i cosciotti di pollo del cibo, guardate che roba. Cioè, a minare si consumano la metà di quanto se ne consumano a saltare per fare questo discorso qua. Però lo trovo molto più comodo, sinceramente, perché io ce lo faccio tutto con un pulsante solo e il resto mi faccio i cavoli miei. Ok, sabbia fatta. Mangiamo. Questa. Va bene, per il momento bastano. Dai, facciamo un po' di vetro. Intanto faccio le slab. Ok, e abbiamo detto che serve una sola cosa. Allora, intanto che cuoce li posizioniamo. Ok. Prendiamo la redstone, la mettiamo dentro qua in mezzo, ok, e aspettiamo che cuocia il vetro. Wow, va, che bello alberone gigante che è venuto fuori. Ma intanto che ci sono, il vetro quanto ci mette? Vabbè, no, in realtà posso già, tanto che aspetto che cuoce quello, posso già farne un po'. 2 e 4, vengono fuori 16, perfetto. Allora, abbiamo detto che se io adesso, guardate qua la lava è già pronta, guardate che roba. Io adesso faccio 1, 2 e 3, vediamo un po', perché non si riempiono. Por qua. Aspetta, così. Ok. Sì, non so perché, però vabbè. Io lo faccio tanto così, è più carino. Guarda che carino che è. Ok, è partito anche qua, vedete? Sta iniziando a sciogliere la cobblestone anche qua. Allora, adesso che cosa facciamo? Facciamo i tubi, vediamo per i tubi, i conduit, il fluid conduit, conduit, no, non c'è la Ender IO. No, non mi ricordavo che non c'era qua, quindi devo per forza fare quelli della Thermal, ma quelli della Thermal minchia devo fare... Allora, vediamo. Fluid, perché devo fare Yarned. Sì. Possono contenere qualsiasi temperatura. E si fanno con l'Invar, che in teoria dovrei avere, che è il Nickel, e l'Hardened Luminous Glass. Però, quindi, a questo punto devo fare la Thermal Expansion. Niente, allora in questo video costruiamo il generatore, nel prossimo facciamo la thermal, sì, nel prossimo facciamo la cosa, come si chiama, quella della Tinker, la fornace della Tinker, così possiamo fare anche i fluid, il vetro lì dell'Hardened Glass, perché vi farò vedere come si fa a fare la... come si chiama la... devo fare fornaci, la cobblestone. Allora, una fornace, perché mi dà l'achievement che l'ho fatta, l'ho già fatta, ogni tanto questi achievement impazziscono. Vabbè, basta, fermati. Allora, dobbiamo fare lava generator. Lava generator, eccolo qua. Allora, vetro. Ferro, 9 di ferro. Ce li ho. Che culo. Va che culo. Allora, un blocco di ferro. E
Oro, serve oro, quindi lo prendiamo da qua. Questi facciamo così, tanto ripeto, ce ne servono veramente tantissimi di questi. Quindi per il momento questi li stacchiamo, facciamo così. Questo lo mettiamo via, prendiamo questi e 5 dovrebbero bastare. Li mettiamo a cuocere. Sì, sono 5. Dove l'ho messo? Ma porco. L'ho messo io. Ah, qua. Madonna, pure cieco sto diventando. Ok, che non sono abituato a vederli in questa forma i lingotti. Vediamo qua cosa c'è nella reward bag. Grazie, una bistecca. E ok, 1, 2, 3, 4. Vediamo un po' le quest. Ovviamente non abbiamo completato niente. Dovremmo fare la Skyfar, la Tinker. Dobbiamo iniziare la Tinker. Iniziamo la prossima puntata. Così facciamo tutto con la Tinker, no? Dobbiamo iniziare anche lo storage. Compact chest, ecco, questa la dobbiamo fare. Questa la dobbiamo fare perché poi la versione più potente praticamente dovrebbe essere la compact, se non sbaglio. Facendogli passare tutto quello che si può compattare, se noi facciamo passare dentro la cobblestone, lui la compatterà in tutti i formati che ci sono. Se gli facciamo passare dentro questi materiali qua, appunto, il ferro distrutto, cioè quello che troviamo, quindi questi qua, lui li compatterà in automatico senza che dobbiamo metterci a farlo noi. Quindi noi li faremo passare tutti dentro lì. Lui li compatta, li fa uscire, poi li facciamo passare all'interno del pulverize che li polverizza nella redstone furnace, li cuoce e abbiamo lingotti doppi. Tutto automatizzato. Per farlo, ovviamente, come sempre, ci serve la corrente. Quindi lava generator, abbiamo tutto, non abbiamo tutto perché lo stiamo facendo fuori. Quindi mettiamo questo, mettiamo 1, 2, 3, 4, 5, mettiamo questa e mettiamo una e due. Lava generator, yeah! Ora, io lo piazzerei qua, così. Guardate che carino. Eh? Vi piace? Eh sì, un botto. E quindi niente, faremo gli hardened dopo. E intanto qua continua a produrre tranquillamente. Buttati qua dentro avremo cavi della corrente. Poi qua continueremo a farlo, non pensate che, cioè, io non lascerò mica tutto, cioè mica faremo un coso solo, ne faremo almeno 6, 7. Adesso ho finito le slab, però continueremo, ci allargheremo, ta 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 ta, e faremo tutta la stanza delle fornaci, no? Qua, con i motori e tutto. Poi magari invece da questa parte faremo l'applied e tutto. Qui faremo tutte le fornaci, esterno là allargo ancora, faremo tutta la produzione di minerali e minchiate varie, che sarà più avanti. Però già così, vedete? Cobblestone infinita, lava infinita, energia elettrica. Direi che non so da quanto sto registrando, da un po' però, eh. Quindi no, dai, mi fermo e continuiamo la prossima puntata. Grazie a tutti. Ciao.